Ciao a tutti raga e bentornati su Playrox Channel in questo nuovissimo e sempre più emozionante gameplay di This War of Mine. Riprendiamo la partita. Nell'ultimo gameplay, leggendo l'aggiornamento della bio di Arika o Aritza, insomma, cioè ormai è diventata una cosa, Arika o Aritza, Arika ormai, basta, siamo italiani, chiamiamola in maniera italica Arika. Mi stavano scendendo qualche lacrimuccia, mi stava per scendere qualche lacrimuccia perché insomma stavo. Cioè, io sono una persona abbastanza emotiva e quindi mi si fanno cose, insomma. Mi emoziono. Anzi, no, tu vai a dormire, Bruno. A parte dovresti cucinare, però vabbè. Ah, bioparco! Cazzo. Stiamo abbastanza fottuti. No, tu resta a dormire. Fortunatamente la temperatura sta aumentando, però ragazzi stiamo messi male, non ci abbiamo più le scatolette, non abbiamo più le scatolette, il cibo scarseggia, porca paletta. Terminiamo il giorno, andiamo a vedere un po' come possiamo organizzarci. Ok, l'incrocio dei cecchini. Una limitata quantità di cibo. Allora, il centro della città un tempo era bello, c'erano parchi, piazze, monumenti circondati da edifici antichi. Ora ci sono tante ottime postazioni da cecchino e molte aree scoperte che offrono ben poca copertura. Con tutti i civili a cui hanno sparato qui, questo posto si è guadagnato in solo nell'incrocio dei cecchini. Potremmo trovarci delle cose di valore, ma è molto rischioso. E non c'è la roba che mi interessa perché c'è una grande quantità di medicine, però limitata quantità di materiali e limitata quantità di parti. Parti su quelle delle cose. A me servono i materiali ce n'è poca, c'è poca roba. Quindi no. Nella villa distrutta c'è un mucchio di cibo, una limitata quantità di materiali. Pare che, nonostante tutto, alcune persone continuano a vivere lì. Devono avere una bella scorta di roba, come il cibo in scatola e forse anche bende e farmaci. Casa bifamiliare. Questa è una parte abbandonata, ma sarà meglio tenersi a largo da quella abitata a meno che non sia in condizioni disperate. Che ne so? Che ne so? Vogliamo provare la casa bifamiliare? Andiamo a provare la casa bifamiliare, che te devo dire? Che vi devo dire, raga? Che vi devo dire? Che vi devo dire? Proviamo. No. Che c'è stato fa? Ok. Il livello di distribuzione è inimmaginabile, un miracolo che l'altra metà sia ancora in piedi. Ah, distruzione, oh cazzo. Ok. Ovviamente serve il grimaldello. Ah, no, meno male. Ci mancavo. Questa penso sia la parte abitata e questa è quella disabitata. Ah, su topi? Ok, meno male, mi stava più un colpo. Stava prendendo un colpo. Ok.
Non c'è un cazzo. Mannaggia. Le lettere abbozzate sul muro dicono: io, Hana e Thomas ci siamo trasferiti da Zio Radu. Abbiamo sepolto la mamma nel cortile. Stai attento, papà. Petra. Ai ai ai. Non c'è nulla di quello che mi serve. Nulla. Sopra, ma non penso ci sia nulla sopra. Ah, qualcosa sì invece. Spazzatura e polvere. Ottimo. Così che si va a rovistare. Eccolo. Niente valga la pena prendere. Mannaggia, oh. Fatto che qua si può scambiare. Ok, lì si può scambiare. Non c'era bisogno di sfondare la casa. Smontiamo perché insomma non si sa mai. Cioè, sempre meglio avere sempre. Sempre meglio avere sempre. Insomma, tutte quante le vie di uscita possibili e immaginabili aperte. Scendiamo giù. Scendiamo giù. Ah, top. Mannaggia. Cazzo. Qua ci devo ritornare in pratica, MSD. Si può fare ste. Si può fare stealth. Non ho i materiali per fare una pala, però la cosa mi tenta. Facciamolo lavorare, vediamo un po'. Facciamolo lavorare, lavorare. È 1:30 di mattina. 1:30. Comunque, allora io ne ho contati almeno due. Eventualmente, nell'estremo caso, insomma, perché uno è questo e dovrei ammazzarlo. Uno è quello che sta là. E sicuramente ce ne sarà anche un altro, sicuro. Sicuro. Quindi bisogna stare molto attenti. Allora bisognava portare. Dove però? Dove era? Stava lì, credo. Ah sì, è vero, qui. Quindi un grimaldello. Vediamo un po' se qua non faccio rumore. No, infatti neanche qua faccio rumore. Allora bisogna portare un grimaldello. E lo so, ce l'è troppo tempo, però non c'ho i materiali. Mi manca il cibo e mangiavamo prima della guerra, amico mio, che te devo fare. E poi, sai che è proprio con la faccia da gnorri? Quasi quasi ci vado a vedere quello che mi può offrire lui. Sperando che lui riesca a fare prima delle 5. Dovrebbero mancare 2 ore, credo. Sì, perché? Per la pace e la libertà. Salute. Adesso si sta imbriacando. Vedete che quasi quasi potrei provare. A parte che no, si sta a fare troppo tardi, quindi no. No, si sta facendo troppo tardi, adesso devo tornare indietro. Neanche mi sa riesco a finirla sta cosa.
No, niente, non ce la faccio. Corri all'uscita. Devo portare un grimaldello. Devo portare un grimaldello e poi voglio provare a fare sta mattata, cioè a vendere la roba che ho preso dal loro armadio. Proviamoci. Cosa? Ho fatto dormire entrambi? Sul serio? No! Si sta facendo disperata, abbiamo bisogno di cibo. Il fatto è che il cibo c'è e che ci mancano i materiali per mangiare. Vai a metterti seduta là. Tu. Che pure leggermente malato. C'è rimasto qualcosa da mangiare e sto morendo di fame. Arica. Non sopravviveremo se non riesco a trovare del cibo. Il fatto è che il cibo c'è. Mannaggia la miseria, il cibo c'è. È solo che mancano i materiali. Mancano i materiali per poter fare il fuoco. Tu sei malato, curati, tu vai a riposare, speriamo che arriva il mercante. Posso fare niente perché voglio aspettare che arriva il mercante. Ho bisogno di. Non posso neanche mettermi a fare un grimaldello, per esempio. Perché non ho i materiali. Ah no, il grimaldello posso. Facciamo almeno uno. Così almeno passa un po' il tempo. Niente, oh niente. Ti prego, fai sì che vieni. Vai a rimetterti seduta. Lui sta in cura, in recupero. Tu hai fame, molta fame, molta fame, muori di fame. Il fatto è che il cibo c'è. Il cibo c'è. Cazzo, il cibo c'è. Manca il legno con cui cuocerlo, manca il combustibile. Ah, grazie al cielo, è arrivato. È arrivato, è arrivato. Aspetta. Poi vai subito da lui, eh. Anzi, no, prima vai. Vai, produciamo. 1, 2, quindi va bene, ci può stare. Vai qua da lui. Allora, vediamo un po', va. Allora, innanzitutto, assolutamente di questo e di questo. Punto. E ti do la neve, ti do. Ti do la neve, va bene? Vaffanculo. Sta diventando stronzo lui, eh. Sta diventando particolarmente stronzo. Sul serio?
gli sto dando una marea di roba, però. E dai. Ah, quindi è lo zucchero quello che vuoi. No. E un po' di zucchero. Non posso manco forzargli la mano, quindi va bene. No, veramente sto in crisi nera, ho bisogno. Ho assoluto bisogno di tutta sta roba. Sì, pure degli ingranaggi, però mi sa che. Magari pure il boss, però vabbè. Cioè il boss delle munizioni in sé per sé. Vabbè, basta così, vattene, torna tra 4 giorni quando è. Vai, torna dalla tua gente, io torno dalla mia. E mi metto a fare. Ah, dobbiamo fare un sacco di cose, sì, però tesoro mio, ti prego, corri, dai, su. Dai. Dattela una mossa, su. Che quello che dobbiamo fare è questo. Mannaggia! Scusate, devo togliere lo stemma della TV, ok. Allora, Bruno mio bello, vai a preparare. Vai a prendere l'acqua. Perché ovviamente manca anche l'acqua. Manca l'acqua, però possiamo farla. Ah, addirittura col filtro. Vabbè. Tu no, va, mettiti a fare il pupazzo di neve, dai. Così. Passi il tempo. Allora. Bene. Appiccia la stufa. Ok, bene. Ah, dentro c'è combustibile a sufficienza. Allora tu fai questo, mio bellissimo amico, fai questo. Ok, lui intanto fa il pupazzo di neve, ma fa troppo freddo qui dentro. Come qui dentro? Sei fuori tu. Ok, bene. Ha finito, dai. Tu hai molta fame, mangia. E vatti a mettere a letto perché stai in cura. Poi tu mangia. Lui ha molta fame. Il fatto è che vorrei far mangiare anche lui, capito? Vorrei far mangiare anche lui.
Ah, vai a sentire la radio. Tre giorni fa dovrebbero esserci delle notizie, no? Le temperature continuano ad essere molto basse. Nell'assediata Pogorin è sempre più difficile trovare legna da ardere e la gente raccoglie qualsiasi cosa possa essere bruciata. Lo so. Lo so fin troppo bene. I militari commettono atrocità questa mattina. Altra atrocità. Questa mattina un colpo di mortaio è esploso nell'affollato mercato di Pogorin, uccidendo e ferendo molte persone. La comunità internazionale ha deciso di inviare le forze di pace a Pogorin. L'operazione dovrebbe iniziare tra circa 2 settimane, portando con sé speranza, la speranza di mettere fine a tutto questo, a questo distruttivo conflitto. Ehi! Quindi teoricamente dovremmo avere altri 14 giorni scarsi. Ah, mamma mia. Cioè, dovremmo teoricamente resistere altri 14 giorni. Speriamo. Speriamo di riuscirci. Tutto sta in questo. Allora, vediamo un po' se possiamo. Ah, sono le 7:30. Vediamo un po' se possiamo fare qualcosa. No, vabbè, dai, termine giorno. Allora, tu mettiti esatto a dormire, tu mettiti a rovistare e tu fai la guardia. Però, anzi, no, facciamo quello per te a lei. Preparati, portiamo il grimaldello, prendi e andiamo a rovistare. Sistemo. Ok. Allora, andiamo subito qua. E poi voglio provare a farla sta cosa, se magari è possibile. Non si apre, lo so, amore mio. Dobbiamo andare di qua, infatti. Vai, scendi giù. Grimaldellizza. Oh, guarda quanta bella roba che c'è. Oh, acqua e cibo in scatola. Perfetto, perfetto, non potevo chiedere altro. Ottimo. Ti pare sulla spazzatura? E qui un po' di roba. Vabbè, niente di eccezionale, però vabbè, poteva andare peggio sicuramente. Poteva sicuramente andare peggio. Vediamo un po' qua cosa c'è. Ok, andiamo a finire di scavare il mucchio. Andiamo a finire di scavare il mucchio e vediamo cosa possiamo fare. Ok, piano piano, piano piano, perché qua se ci riusciamo, diciamo una cosa del secolo. Ok. Bene. Stanno tutti e due qua sotto. Vaffanculo, non c'è sta niente. Se solo avessi la mia bella pistoletta. Ah, quindi sono in tre. Vedi, sono in tre. Lo sapevo che erano in tre. Prendo questo, tanto ce l'ho già la chitarra. Magari posso barattarla. Cazzo ne so. Ma
Bene, chiusa chiave. Andiamo di qua. Proviamo. Vediamo. Allora, Vania, caro mio, o cara mia. C'hai un po' di roba però, eh? Allora, vediamo un po'. Vediamo se ci riusciamo, vediamo se ci riusciamo. Intanto vorrei prendere un po' di legna. Un po' di materiale. Ok, e poi no, però alla fine non è che mi interessi molto, 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 eh. Tutt'al più potrei richiedere un po' di legno perché male non mi fa né questo. Ah, ok, non mi interessa questo. Questo. Madonna. Ah, ho capito, ma non ha senso. No, 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 non ha senso, non ha senso. Aspetta, piano piano. Allora, intanto questo si toglie, questo si toglie e questo pure si toglie. Facciamo 2 e 2. 2 e 2, no? Mettiamo. Mettiamo. Dai, davvero? Direi che è andata piuttosto bene, raga. Perché alla fine siamo riusciti a rivendergli la roba loro, quindi top. Cioè, di tutto rispetto, alzo le manine. Oh no, Naki, alziamo le manine. Siamo stati furbi. Siamo stati furbi. Speriamo che però sta cosa non c'ha effetto negativo, perché alla fine abbiamo comunque rubato prima di rivendergliela. Cioè, è stata una cosa un po' contorta. Vediamo. Vediamo come la prende il nostro buon Marco, vigile del fuoco, che paura non ne ha. Un po' di cose di qualità che è nottata. Io vorrei farvi vedere il mio Lucky. Vediamo un po' se riesco con la camera. Eccolo là. Lo vedete, il pisellone cucciolo. Ok, basta. Finito. Allora, dove eravamo rimasti? Sistemiamo tutto. E come potete aver ben capito, io ho un PC. Il mio è un computer. Come vabbè, vedete pure. Vabbè, senza che lo ripeto mille volte. Basta che cliccate sul link che lascio in descrizione per farvi vedere il mio bellissimo PC. Bello. Allora. E già siamo arrivati a 30 minuti di registrazione. Vabbè. Continuiamo, mi lascio fare altri 5 minuti. Allora, leggiamo le bie. Le bio. No, infatti, come pensavo, ha dato più importanza al fatto che avessimo rubato che a quello che abbiamo rivenduto. Cioè, nel senso, alla fine gliel'abbiamo ridata. Sotto scambio. Però gliel'abbiamo ridata, su, dai, mamma mia, che ci stava. Forse non avremmo dovuto rubare, ma come altro avremmo potuto sopravvivere? Potremmo dispiacerci di aver derubato qualcuno dopo essere sopravvissuti a questo inferno. Lui è il piccino che c'ha ragione. Povera gente, so che è stato crudele prendere le loro provviste, ma alla fine o noi o loro. Vorrei tanto riuscire ad aiutare i miei amici, sembrano così affamati. Ma che cazzo, l'abbiamo depresso, abbiamo fatto diventare depresso lui.
Allora, caro mio Bruno, cuoco dei miei stivali. Allora, tu vai ad aiutare lui e nel frattempo con lui prepariamo la cena. Ah, non posso prepararla la cena, cazzolina. Però possiamo fare queste cose qua. Vabbè, raga, io penso di chiudere qui il gameplay. Ci vediamo al prossimo video, che penso sia non solo la puntata successiva di This War of Mine, ma anche di Age of Empires. Vi invito a seguire quella serie perché ci saranno tanti tanti video di quella serie. E lasciate un bellissimo pollicione in su, commentate, condividete se vi è piaciuto, scrivete nei commenti e niente, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!